Sonia ora è fra i tanti martiri innocenti uccisi dalla stupidità della violenza degli uomini che la Chiesa ricorda il 28 dicembre. Il sacrato della Chiesa di San Rocco non è riuscito a contenere la folla di persone che hanno voluto accompagnare Sonia per il suo ultimo viaggio. A celebrare la messa il vescovo Gianfranco De Luca insieme a Don Mario Colavita, Don Gianfranco Mastro Berardino, Don Matteo Moccia e Don Guglielmo Gigli. Sonia è stata vittima di una violenza gratuita, frutto della banalità del male, ha detto il vescovo Gianfranco De Luca nella sua omelia e ha ricordato di non stancarci di fare del bene anche dinanzi al male. A esso si può rispondere in maniera adeguata solo facendo bene, altrimenti si produce altro male. La madre di Sonia ha scritto una preghiera letta da Don Mario. Alcune madri vivono la loro vita come Maria, accompagnando nel silenzio l'amato figlio sulla via del dolore fino alla separazione. Per te, madre, il vuoto di un figlio è incolmabile. Nulla e nessuno potrà consolare un cuore in lacrime, ma la Santa Madre Gesù ti aiuteranno a vivere i giorni con saggezza e sapienza. Al termine del rito funebre un fragoroso applauso, sono stati fatti volare in cielo palloncini bianchi e rosa insieme a delle colombe sulle note di Ovunque sarai di Rama. In ogni gesto io ti cercherò, se non ci sarai io lo capirò e nel silenzio io ti ascolterò, perché Sonia rimarrà nel cuore e nella mente di chi ha avuto la fortuna di conoscerla. Silenzio.